Ciao a tutti, mi chiamo Giulia Marafon e attualmente sto completando il mio dottorato di ricerca in scienze molecolari con curriculum scienze chimiche presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Padova. Con la pubblicazione intitolata Intrinsically Photoswitchable Alpha Beta Peptides Toward Two States Polymers, pubblicata sulla rivista Angewandte Chemie, sono uno dei 10 finalisti per il premio LEBI 2018. Grazie ai progressi della medicina e della tecnologia, l'aspettativa di vita si sta allungando. A questo dato positivo si accompagna però una crescente incidenza di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson. In Italia, secondo paese con la popolazione più anziana al mondo, dove il 22% degli abitanti ha più di 65 anni, ci sono attualmente 260.000 persone malate di Parkinson e questa è solo una delle malattie neurodegenerative esistenti. La regione Veneto, e specialmente la città di Padova, dove sono nata e vivo, raggiunge i numeri più elevati in Italia, con 26 pazienti ogni 10.000 abitanti. Queste ed altre malattie neurodegenerative condividono una base comune riconducibile a un ripiegamento errato di alcune proteine che ne determina l'aggregazione. Il risultato è la compromissione non solo della funzione biologica delle proteine in questione, ma anche della funzionalità delle zone di tessuto nervoso, dove questi aggregati si accumulano. Attualmente non esistono cure per far regredire queste malattie, ma solo trattamenti farmacologici e fisioterapici per alleviare le sofferenze e i sintomi. Con queste premesse abbiamo deciso di intraprendere una ricerca mirata allo studio dello stadio iniziale della formazione degli aggregati proteici che sono causa di queste patologie. Per quanto esista molta letteratura che descrive il meccanismo dell'aggregazione patologica delle proteine, il fattore scatenante è ancora oggetto di discussione. Per cui abbiamo pensato che poter indurre il processo di aggregazione in maniera controllabile nello spazio e nel tempo aiuterebbe a chiarire lo stadio iniziale di queste malattie e quindi ad agire preventivamente. Idealmente, un sistema chimico capace di mimare un processo di misfolding delle proteine dovrebbe essere progettato per agire in due modi distinti. Per prima cosa, dovrebbe adottare una conformazione inattiva per essere protetto da processi di autoaggregazione ed impedire il suo binding con le proteine. Solo in seguito ad uno stimolo esterno, in modo controllato e senza cambiare le condizioni fisiologiche intracellulari, dovrebbe essere convertito nella sua forma attiva, così da promuovere la sua aggregazione seguendo un meccanismo di crescita polimerica e nello stesso tempo innescare un'interazione di binding con la proteina di interesse e guidarla verso la sua autoaggregazione. Ovviamente questo sistema ideale non può essere trovato in natura, ma deve essere progettato chimicamente utilizzando molecole che mimano le conformazioni delle proteine chiamate foldameri. Nella pubblicazione con cui concorro per il premio LEBI descriviamo la sintesi del più semplice residuo amminoacidico beta-insaturo fotoisomerizzabile e la sua introduzione all'interno di foldameri peptidici attraverso un'ammidazione ossidativa one-pot palladio-catalizzata tra un'ammide primaria e un'olefina attivata. Nel dettaglio, il primo step del ciclo catalitico consiste nell'attivazione dell'olefina tramite un complesso olefina-palladio, che di conseguenza è in grado di subire l'attacco nucleofilico da parte dell'ammide. Fra i vari intermedi della reazione, quello evidenziato in rosso risulta il più stabile in determinate condizioni di reazione, grazie alla formazione di un legame a idrogeno intramolecolare. L'evoluzione della reazione porta alla formazione preferenziale dell'enammide in conformazione cis, prodotto cineticamente favorevole. In particolare, il residuo fotocontrollabile è stato inserito direttamente come giunzione tra due distinti domini peptidici, un'alfa elica e il frammento 16-20 dell'amiloide beta. Il risultato è stata la formazione di una mini proteina caratterizzata dalla possibilità di cambiare conformazione a seguito di uno stimolo luminoso. Grazie alla microscopia di trasmissione elettronica abbiamo potuto osservare la formazione di lunghe fibre supramolecolari in seguito all'irraggiamento dei foldameri, a supporto del fatto che solo l'isomero trans può formare legami a idrogeno intermolecolari che concorrono a stabilizzare le strutture supramolecolari. Questo nuovo tipo di chemical ligation permette di avere accesso a peptidomimetici e foldameri, le cui proprietà, tra cui la struttura terziaria e la loro tendenza ad autoassociarsi, possono essere controllate fotochimicamente. I risultati di questo lavoro ci hanno consentito successivamente di verificare direttamente in cellule neuronali e seguire in tempo reale l'induzione controllata della patologia neurodegenerativa. Pertanto, ci attendiamo di ottenere presto nuove informazioni a livello molecolare che in prospettiva saranno utili per lo sviluppo di nuove terapie per combattere questa nuova criticità sociale.